Molto probabilmente nel futuro non sarà più lo stesso. Anche uno dei settori più tradizionali come l'asset management sta subendo un cambiamento epocale. E questo perché anche in questo settore la tecnologia, nello specifico l'intelligenza artificiale, sta mescolando le carte in tavola. Miliardi di dati di carattere numerico da una parte, ma anche di carattere non strutturato, quindi video, testi, immagini e audio, che è vero, sono a disposizione di tutti, ma vanno letti, interpretati e anche rielaborati, proprio con lo scopo di dare forma alla sostanza. E l'intelligenza artificiale è qui che entra e aiuta un processo di gestione attiva, quindi un nuovo modo per fare ricerca, un nuovo strumento per analizzare e sfruttare database anche piuttosto complessi, direi anche una tecnologia all'avanguardia che ti permette di identificare titoli di altissima qualità e soprattutto di minimizzare quel rischio tipico di tanti gestori dell'innamoramento o della cotta che non è supportata dai fondamentali sottostanti. Siamo in una fase in cui in tanti parlano di oggi come la nuova era dei big data e dell'intelligenza artificiale, però io credo che la verità è legata al fatto che ancora pochissimi asset manager implementano o sono in grado di implementare questa tecnologia all'interno del processo di investimento. E aggiungo anche che non è assolutamente impresa facile riuscire a ritrovare quei pochissimi esperti e specialisti, e mi riferisco principalmente a ricercatori ed analisti, che hanno quelle competenze fondamentali per guidare una macchina che è tanto potente quanto complessa. Eppure io sono assolutamente convinto e faccio fatica a credere che qualcuno non sia d'accordo con me sul fatto che la ricerca di oggi rappresenta davvero la performance di domani. Quindi ricercare nuovi dati, costruire modelli anche sofisticati e più complessi e riuscire a testarli costantemente può essere veramente la chiave del successo futuro. E non tutti lo capiscono o lo vogliono capire. La verità però è che molto probabilmente l'innovazione fa ancora tanta paura, soprattutto per tutti coloro che non sono pronti al cambiamento. Pensare a una tecnologia onnipotente o alla scomparsa del fattore umano in questo settore e in questo momento direi che è una teoria abbastanza lontana. Nonostante in tanti credono che sia così, la realtà dei fatti è che l'uomo entra in ogni singola fase dei modelli di intelligenza artificiale e di machine learning nello specifico. Quindi dal principio, quindi dall'analisi e dalla ricerca dei dati, all'implementazione del portafoglio, fino a tutta l'attività di testing, monitoraggio, e revisione e miglioramento costante dei portafogli. Io credo che il segreto oggi sia riuscire a trovare un buon mix, un giusto connubio tra tecnologia da una parte e specialisti del settore dall'altro. Anzi, io credo che sia proprio quest'ultimi che possano fare la differenza, perché conoscono molto bene lo strumento a disposizione, ne conoscono le potenzialità, ma soprattutto sono consapevoli dei limiti, quindi laddove funzionano e laddove invece i risultati non creano un reale valore aggiunto. Io credo che solo e soltanto in questo modo la tecnologia, questa buonissima tecnologia, è ben utilizzata.